Bentornati. Allora, oggi finalmente torniamo a girare un Get Ready With Me perché ho diversi prodotti nuovi. Charlie, ovviamente Charlie adesso deve mettersi a giocare col suo giochino, quindi portate pazienza se sentite un po' di rumore. Comunque ho alcuni prodotti nuovi e alcune riscoperte che volevo assolutamente reimpiegare in un video. E quindi sì, cominciamo subito e vi faccio vedere come mi trucco oggi. Allora, come prima cosa, ieri ho fatto, no, un paio di giorni fa ho fatto una capatina da Sephora e cercavo un primer piallante, perché ormai ho capito che devo livellare i miei pori se voglio ottenere un'applicazione di fondotinta perfetta. E quindi ho comprato questo di Tony Moly, Elec Pore Silky Smooth Balm, che è un prodotto di cui avevo già sentito parlare in passato molto bene. Siccome non volevo spendere un'eresia, ho pensato di provarlo anch'io. Si presenta così, è proprio un balsamo praticamente, solido, un burro, di cui vado a cioè, quando, non so se sia normale, ma se ci ficco il dito dentro si rovina tutto, cioè è un po' bricioloso. Comunque ne prendo un po' e lo vado a stendere appunto nelle zone dove ho i pori più dilatati, ossia chiaramente intorno ai lati del naso, sul naso, fronte, eccetera. L'ho provato soltanto ieri una volta, non vi so ancora dire se effettivamente sia un prodotto valido o meno. Cioè, il fondotinta si applica molto bene su di esso, quindi direi che almeno parte del suo dovere lo fa. Poi c'è anche scritto che dovrebbe tenervi opachi più a lungo, e questo non saprei dirvi sinceramente se l'ho riscontrato. Comunque, insomma, sono 17 euro di prodotto, mi sa che durerà tipo da qui alla fine dei tempi, perché ne serve talmente poco. È chiaramente una base super siliconica, però è molto più sottile rispetto, per dire, a uno di Smashbox che avevo provato in passato o altri, quindi mi piace perché non mi fa trasudare la pelle. Ok, poi come fondotinta invece vado a fare questa fusion di due prodotti, che sono l'All Hours di Yves Saint Laurent e la H2O Skin Tint di Pixi. Li mischio perché questo dovrebbe essere un fondotinta ad alta coprenza ed è una tonalità, ho preso la più chiara, ma è un pizzico troppo chiara per me, mentre questo è molto leggero e luminoso, e mischiato insieme adesso lo scalda un pochino e oltretutto ne alleggerisce un po' la coprenza. Tra l'altro non ho neanche inumidito la blender perché vorrei provare a riutilizzare i miei pennelli. Li ho lavati tutti ieri sera e ho proprio voglia di reimpiegarli, quindi vediamo come va l'applicazione a pennello oggi. Il dubbio è quale uso. Proviamo con questo di Neve Cosmetics, che è abbastanza ampio e morbidoso, della linea Zalea Brushes. Ultimamente sto amando tantissimo mischiare i prodotti, specialmente i fondotinta, tra di loro per personalizzarli un po', e in effetti è una buona tecnica. Anche se volete tipo finire un determinato fondotinta, se lo mischiate con qualcos'altro, insomma, riuscite a smaltirlo più in fretta. Tra l'altro, per quanto io ci provi, non riesco a mettere via questo orrendo specchio vecchissimo che ho, perché è il migliore con cui riesco a truccarmi. Comunque ho visto che senza la mia spugnetta non riesco proprio ad applicare il fondotinta. È più forte di me, cioè è l'unica che mi riesce a fondere veramente in modo perfetto la base, quindi mi arrendo, il fondotinta non lo riapplicherò mai più probabilmente con un pennello. Comunque devo dirvi che questa combo mi piace assai, veramente veramente tanto. Passando poi invece al correttore, aspettate che lo cerco. Allora, un'altra novità che ho comprato da Sephora, novità per me chiaramente, è questo correttore di Sephora proprio, solo che ho comprato la tonalità più chiara, che è Beige Clair, che è veramente tanto chiara, quindi devo andarla a mischiare con qualcosa di un pochino più giallo e prendo la Core Parfait per fare ciò. Molto bello comunque come coprenza, come effetto, l'unica cosa appunto è che è tanto tanto chiaro. E quindi noi lo andiamo a mischiare. Ecco qua. E via di spugnetta. Comunque ragazzi, per quest'anno ho deciso
di cominciare a fare anche una nuova tipologia di video in cui ogni mese vi proporrò una selezione di, diciamo, 5 prodotti nuovi che ho provato nel mese, di cui vi fornisco delle recensioni. Così man mano riesco anche a liberarmi di un pochino di cose che avevo in sospeso, perché come potrete immaginare di cose ne provo parecchie, ma non sempre riesco a parlarvi di tutte proprio perché non c'è il tempo o il modo per fare ciò. E quindi così facendo un po' alla volta, secondo me riusciamo a venirne fuori. Quindi pensavo di fare questa cosa in cui vi parlo appunto ogni mese di 5 prodotti nuovi che ho provato. E non so se fare una cosa unica, make-up e skincare, oppure dividere le due cose. Non è che ogni mese io provi 5 prodotti nuovi di skincare perché appunto sono dell'idea che si debba seguire una determinata routine. Quindi magari potrei fare 5 prodotti make-up e uno o due prodotti skincare appunto da inserirvi dentro. E niente, volevo sapere che cosa ne pensate di quest'idea. In ogni caso la metterò già in piano, in atto questo mese, quindi preparatevi a vedere questo nuovo format di video. Altra new entry, abbiamo una cipria di Kat Von D, questa è quella libera e ho acquistato la mini size, che però non è tanto mini, cioè è un quantitativo immenso secondo me. Infatti ho fatto bene a comprare in questa taglia perché già così è super costosa, ma ragazzi mi durerà un'eternità sicuramente, e la uso per fissare un po' il contorno occhi. Al momento sono in un trip da cipria libera specialmente, ne voglio provare di tutti i tipi e vedere poi con quale mi trovo meglio. E tra l'altro ne ho provata una anche di Astra, che credo di avervi mostrato nell'ultimo video. Comunque è una cipria libera veramente che mi è costata tipo 4 euro, una cosa del genere. E non è affatto male, è di quelle trasparenti, super sottile, che devo dire ha il suo perché. Ok, mentre lasciamo che si fissi un pochino la cipria, vado a prendere lo stick con il contouring di Kiko di cui vi ho già parlato e lo vado ad applicare appunto per fare un po' di contouring sotto gli zigomi. Vediamo se riesco a sfumarlo con questo pennellino di neve. Sì, funziona piuttosto bene. Sono molto carini, non ve li ho neanche mostrati, credo, questi pennelli di neve. Sono gli Azalea Brushes e sono usciti, cos'è, un paio di mesi fa. E mi piacciono sia quelli da viso che quelli da occhi. Li trovo molto molto validi, molto belli tra l'altro. E questo è perfetto appunto per il contouring, perché è piccolino ma sfuma proprio bene, arriva negli angolini. Se poi comunque avete dei suggerimenti da darmi per dei video che vorreste vedere, assolutamente sentitevi liberi di esprimere i vostri pareri, i vostri suggerimenti giù nella sezione commenti, perché chiaramente io ormai ho determinati video che sono standard sul mio canale, che possono essere i preferiti, i finiti, Get Ready With Me, però se ne avete alcuni da suggerirmi che vi interesserebbe proprio vedere sul mio canale, chiaramente ascolto anche i vostri pareri, quindi non fatevi riguardi ed esprimete pure la vostra opinione, che benissimo accetta. Un'altra cosa che volevo dirvi, che ho riscoperto, è questa cipria di neve che non ho mai utilizzato praticamente, che è la Alabaster Touch. L'ho ripresa in mano perché per il contorno occhi sostanzialmente, è un po' più giallina, aiuta veramente tanto ad illuminare il contorno occhi. Su tutto il viso è un po' giallina per il mio incarnato, però appunto la trovo molto bella e l'ho riscoperta adesso, solo che non l'ho usata perché ho preso quella di Kat Von D. E un'altra invece riscoperta, in realtà perché l'ho amato tantissimo questo prodotto, non so se ve lo ricordate, di Labo Filler Makeup. Questa è la Contouring Palette, la tonalità Light to Medium 31, e nello specifico amo, amo, amo questo tono di bronzer, perché è chiaro a sufficienza anche per una carnagione come la mia. Adesso vi faccio vedere. Comunque è strepitoso, cioè la polvere è sottilissima e non sfarina minimamente, ha un buonissimo payoff
e appunto la tonalità è strepitosa per me. Ogni tanto, pure in estate, lo mischio anche con quello un pochino più scuro per appunto intensificare magari l'effetto abbronzato, però per il momento basta e avanza questo. E secondo me potrebbe essere simile come principio all'Ula Light di Benefit, che mi ispirava ad acquistare, però ho resistito. Tra l'altro, sapete cosa mi sono comprata con degli altri sconti su, cos'era, Machilalia? C'era il 3x2 su Physicians Formula e quindi mi sono comprata un backup del mio amato Butter Bronzer che sto finendo, però ho comprato la tonalità più chiara, invece io avevo finora quella più scuretta, e ho comprato anche due blush. Sempre nella stessa texture del Butter Bronzer, sono credo i Butter Blush, e non vedo l'ora che arrivino perché sembrano promettere molto bene, chiaramente poi li vedremo insieme. Comunque, come potete vedere, questo bronzer scalda leggermente l'incarnato, ma indicatissimo appunto per carnagioni così chiare come la mia, perché non risulta mai troppo. Lo adoro, e poi ripeto, hanno questa texture super impalpabile, che è veramente un piacere da utilizzare. E Elabo è un marchio rivenduto in parafarmacia, sostanzialmente farmacia. Dovreste controllare magari sul sito uno store locator per vedere dove lo vendono. Però questa ve la straconsiglio, invece la palette di illuminati non mi era piaciuta per niente. Adesso vado a fare intanto le sopracciglia con la matita di Corfe che ho acquistato dopo aver visto che la consigliava tantissimo Giulia Cova, io la tonalità 02. E dopo ritorniamo insieme per vedere invece la novità di neve, che sono i Brow Model, i gel diciamo fissanti colorati per sopracciglia. Quindi portate un secondo pazienza che intanto mi sistemo queste sopracciglia. Ok, allora i gel sono 4 tonalità, hanno tutti lo scovolino piccolino, adesso vi mostro, cosa che apprezzo tantissimo, sono tipo quelli appunto di Diego Dalla Palma per intenderci, e sono appunto 4 tonalità, due un pochino più chiare e due più scure. Io ho già provato questa che è la London Ash, che è appunto molto simile al mio colore di capelli, però forse oggi provo la più chiara, che si chiama invece Oslo Blonde, perché con quest'altra temo che me li scurisca un po' troppo i peletti delle sopracciglia. Comunque adesso vediamo che non me li sbianchi, comunque tentiamo la sorte. E ho notato che, ok, adesso vedrete che me li sbianca un po', ma perché si deve ancora fissare, asciugare. Comunque ho notato che hanno un'ottima tenuta, cioè vi fissano davvero bene le sopracciglia, quindi le sentite anche un po' più durette dopo averlo steso come prodotto, e rimane lì veramente fino a sera come prodotto. Quindi devo dire che non mi dispiace affatto, sono contenta che finalmente un marchio come Neve abbia proposto qualcosa di questo tipo, perché effettivamente come avete visto, e ripeto, credo di averlo citato sempre nel mio ultimo video sui prodotti top e flop low cost. Comunque, sto usando il Make Me Brow di Essence che mi sta piacendo molto. Però, ragazzi, questi promettono davvero bene. Quindi, se stavate cercando un fissante per sopracciglia colorato, straconsigliati veramente. Guardate, si stanno già asciugando. Vedete che stanno prendendo il colore delle mie sopracciglia. Veramente un prodotto validissimo, secondo me Neve ha fatto un lavoro strepitoso, quindi io ve li consiglio assolutamente. Poi invece andiamo a prendere di Pixi by Petra il Glow Booster, questo è il colore Peach Gold, che andrò ad applicare sullo zigomo. Adesso spero che non faccia troppo pastone con la cipria che ho steso, ma non dovrebbe, siccome è un prodotto talmente liquido, e lo vado a stendere come base per l'illuminante in polvere che applicherò successivamente. E devo dirvi che questo prodotto mi ha stupito molto perché vi dà proprio quell'effetto bagnato molto naturale in realtà, quindi se voleste potreste anche non applicarvi niente sopra, perché quando si asciuga vi dà proprio questo riflesso naturale, diciamo, illuminato, che però chiaramente a me non basta. Però bellissimo, veramente bellissimo. Ho anche una tonalità più chiara che adesso non ricordo come si chiami. È più perlata, ma è super brillantinata, cosa che non mi fa impazzire. Mentre questo proprio vi, ripeto, vi lascia un effetto pelle bagnata e luminosa che mi piace da matti.
E secondo me questo deve essere bello anche da miscelare per dire col fondotinta, perché appunto non contiene brillantini e quindi non vi dà l'effetto palla da discoteca. È tipo una strobe cream, però più sottile, più fluida. Comunque sto adorando questa base, cioè con il primer sotto e la miscela dei due fondotinta che vi ho mostrato. Veramente, ha una base bella coprente, però comunque non pastosa. Bella. Allora, poi che cosa andiamo a fare? Vabbè, già che ci siamo, finiamo l'illuminante. Vado a prendere Lunch Money di Colourpop, che vi ho detto essere il mio illuminante preferito del brand, perché è super, non voglio dire naturale, perché chiaramente questi illuminanti non è che siano molto naturali, ma rispetto a Flexitarian, per esempio, questo è molto più discreto. Molto molto luminoso ma meno metallizzato, e quelli metallizzati a me sinceramente non fanno impazzire, però vedete che razza di riflesso che mi dà, è una cosa pazzesca, guardate, io spero che possiate apprezzarlo dal video. Quindi se pensavate di fare un ordine su Colourpop e comprarvi degli illuminanti Lunch Money, dovete veramente aggiungerlo al carrello. Come base è un champagne con una punta dorata ma molto molto soft, cioè è più simile al Mary Lou come tonalità per intenderci. E questo è uno che non mi spaventa neanche di applicare. Madonna, il mio italiano sta peggiorando, mamma. Non mi spaventa applicarlo anche su, per dire, sulla punta del naso, sul coso di Cupido qua, l'arco di Cupido. Perché è talmente sottile che ci sta proprio bene. Meraviglioso! Poi come primer occhi vado a prendere di Nabla Morning Glory, che è uno dei loro cream shadows, che è andato a sostituire praticamente il mio Painterly Paint Pot di MAC. Finisco questo e poi mi voglio assolutamente prendere Soft Ochre di MAC, perché sono i miei primer preferiti. Poi come palette invece, oggi facciamo un look molto semplice sugli occhi perché vi voglio far vedere in azione questo rossetto liquido di Glossip di cui vi ho parlato sia nel video precedente che nelle mie stories Instagram, e quindi volevo farvelo vedere. Quindi usiamo qualcosa di molto discreto sugli occhi, un po' di ombretto marrone, per poi completare il tutto con un tocco di rosso. Però prima di iniziare gli occhi vado ad applicare un po' di blush. Uso Bambi di Mulac, che è uno dei miei blush neutri preferiti, infatti poverino è distrutto. Ho fatto cadere una volta la cialda e si è frantumata, però continua a resistere. E mi piace applicarlo appunto quando trucco il resto del viso, gli occhi o le labbra, in maniera un pochino pesante, perché appunto è un rosa carne molto neutro che veramente si adatta a tutto. Bene, casomai poi ne aggiungiamo un po', però passiamo agli occhi. Allora, intanto vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare, vado a prendere la palette di Jouer e vado a prendere nello specifico che cosa? Questo colore giallino e ne stendo un po' sotto il sopracciglio. Come vi anticipavo, questa è diventata la palette da tutti i giorni, o comunque quella che va a completare le palette che invece hanno colori più accesi. Ecco, questa essendo composta di soli neutri va veramente a darvi una mano quando vi manca qualche tonalità basic, ecco. Però poi vado a prendere di Nabla la Dreamy, che vi ho detto essere un'altra delle mie preferite, vado a prendere Illusion, che è il marroncino, quello lì molto discreto, con il Zoeva, che cos'è, il 227, che è la copia del 217 di MAC, e vado a stenderlo praticamente sia nella piega che sulla palpebra per creare una specie di ombreggiatura praticamente molto soft, che però insomma ci dia un po' di definizione. Vado poi a prendere Sistina, adesso ve lo mostro. Mischio praticamente Illusion con Sistina, che è il color rosa, rosa terracotta. E praticamente mischio i due colori. Vado
Non chiedetemi perché, ma a me piace molto il risultato. Stessi due colori con un pennellino super piccolino e li vado ad applicare insieme sotto la rima inferiore in maniera non troppo precisa, ecco. E chiaramente qua poi si tratta solo di sfumare, sfumare, sfumare affinché tutto abbia un senso. Adesso potreste lasciare le cose così come stanno, oppure fare come me e andare a prendere uno di questi strepitosi Magnificent Metals Glitter, quello che è di Stila. Io prendo il Kit and Karma e ne applico giusto un po', anzi vado proprio a prenderlo con le dita e lo applico al centro della palpebra. Sapete che amo i miei punti luce e qua praticamente aggiungiamo del glitter. Madonna ragazzi, questi ombretti. Sono bellissimi! Cioè, veramente, da quando ho scoperto questi nella mia vita mi sento più completa. Il modo più semplice per applicare e impiegare glitter nel quotidiano. Così avete intanto illuminato un pochino l'occhio e avete aggiunto un twist al vostro make-up e poi, insomma, in pratica vado semplicemente a sfumare un pochino gli angoli in modo che non si veda questo netto contrasto. Sì, facendo così perdo qualche glitter che poi mi si spalma sotto l'occhio, ma pazienza, è un sacrificio che sono disposta a fare. E poi vado a piegare le ciglia e applicare il mascara. Come mascara oggi usiamo questo di Essence, The False Lashes Extreme Volume and Curl. Questa è la versione rosa del mio amatissimo Dramatic Volume Unlimited. E devo dire che mi sta piacendo moltissimo anche questo, quindi veramente questa linea di mascara di Essence mi sta facendo impazzire. Pochi soldi per una resa pazzesca. E adesso perderò i prossimi 15 minuti nel tentativo di trasformare le mie ciglia in ciglia finte. Cioè, guardate. Oh, ed è solo il primo strato. Vabbè, comunque ci rivediamo tra un attimo, non appena avrò finito, quindi dopodomani. Dovete scusarmi, mi sono portata avanti applicando la matita labbra Teatro di Neve Cosmetics per delineare le labbra. E adesso andiamo con questa tinta di Glossy, che è la 05 Red Obsession. Vi ho detto che è il miglior rossetto liquido mai provato, e ha ragione. Adesso vedete perché. Provo a non parlare mentre lo applico. Ed eccolo qua, ragazzi, cioè è di una bellezza disarmante questo rosso. È pieno, non troppo freddo, non troppo caldo, è abbastanza neutro come rosso, ma è strepitoso. Vi lascia questo effetto quasi vellutato di labbra, si asciuga completamente, le labbra sono opache, ma hanno comunque tridimensionalità. Stra comodo da indossare, dura tutto il giorno, facile da ritoccare. Per me veramente questa è la miglior formula di rossetto liquido mai provato. Non si sente sulle labbra quando lo indossate, veramente, fidatevi di me. Se cercavate il rossetto rosso, non cercate altro perché questo è il rossetto rosso. Io lo adoro e io che non indosso mai il rosso sulle labbra, veramente ultimamente lo sto sfruttando tantissimo e lo trovo veramente un prodotto meraviglioso. Quindi andate a buttare un occhio sul sito di Glossip se vi può interessare e ammiratene la bellezza adesso sulle mie labbra. Comunque ragazzi, questo è quanto per oggi. Spero che questo Get Ready With Me vi sia piaciuto, anche perché abbiamo fatto un look un po' diverso dal solito. Io lo adoro e ovviamente lo indosserò tutto il giorno. E basta, spero di avervi tenuto un po' compagnia e lasciatemi scritto giù nei commenti qual è il prodotto o i prodotti che vorreste vedere recensiti da me in futuro. Io sicuramente mi prenderò appunti e poi valuterò l'acquisto per parlarvene per l'appunto in un video. Quindi lasciate tutti i commenti qui sotto, iscrivetevi al mio canale se non vi siete ancora iscritti e per piacere se vi è piaciuto lasciatemi anche un pollicione all'insù che mi aiuta tantissimo. Un bacione intanto, a presto, ciao! Mua.